Buonasera a tutti ragazzi e Benvenuti. Siamo nella merda. Siamo al collo. cazzo, ma dove sono? Ok raga, proprio che tattica, eh? Oddio, raga, eh. Oh, cazzo. Ragazzi, proprio a random, e dico veramente, siamo andati a random verso una parte, non so dove cazzo sia, ma cazzo, era un boss abbastanza forte. A quanto pare abbiamo scoperto pure il prossimo boss quale sia, però il viaggio da fare è veramente troppo lungo. Troppo, 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 troppo lungo. Cioè, quindi noi ora ci saltiamo tutti i nemici che non ci verranno addosso, ma ci cagheranno di striscio. No, lui almeno non ci caga. Cazzo. Perfetto, vai raga. Dobbiamo conservarci almeno una fiaschetta per il boss. Olè. Oddio. C'è l'omone. Ovviamente non ci guardiamo indietro. Perfetto. E qui. Perfetto, il boss sta là dentro. E cazzo, la tattica credo che l'abbiamo capita, ma dobbiamo affinarla. Credo che al boss nostro non ci piacerà davvero tanto il fuoco, lo dirà. Ok, noi per uccidere questi due usiamo una super tattica. Mettiamoci al massimo di vita. Vieni. Vieni tu, vieni, vieni. Vai. È morto. Un altro stronzo, eccolo qua. Perfetto. Erano i cosi che camminavano, così col guscio che camminavano, che poi sono morti. Perfetto, andiamo. Musica epica. Vai, vieni, stronzo. Porca. No, raga,
Oddio. Olè. Cazzo, eh? I guerrieri del sole, un antico talismano decorato come simbolo sacro dei guerrieri del sole, lodate il sole, stronzi. Ok, bene. Dopo aver lodato il sole insieme al nostro amico Soleil, andiamo. Ma non ho capito, quel drago là sta lì per fare un caso. Credo che quando avremo sconfitto quel boss si aprirà quella porta. Ok, non dobbiamo perdere vita. Perfetto. Ma che cosa è impossibile che vado dicendo? Non dobbiamo perdere vita, col cazzo. Bene, con le bombe incendiarie. L'Estus non lo usiamo. Andiamo. Andiamo. Boom. Perfetto. Perfetto. Ci succhiamo le anime. Bene, come mai ce ne abbiamo sempre due? Cazzo, cazzo. Nasconditi. Nasconditi, nasconditi. Nasconditi che non ci vede. Non ci ha visto. Io, infatti, secondo me è una teoria da provare, quella di stare dietro allo scudo. Perfetto, scendo per di qua, mi scendo per di qua e facciamo sempre la stessa tattica. Ah, però, voilà. Perfetto. Comunque dobbiamo usare queste contro il boss. No, secondo me non è però il solo boss del castello di Lothric, perché cazzo, io sono. C'è un fottutissimo castello così grande che ci sia un solo boss. Oddio, raga, che serie di attacchi. Armatura del disertore. Perfetto. Teniamo due fiasche Testus. Una la usiamo ora. Oddio, ho fatto un errore. No, siamo dentro. Io, ragazzi. Dio, me lo colpisco nelle palle. Oddio. Oh, cazzo.
Cazzo. No. Allora, io ho capito che i santi di Karim sono i santi di Yotobi, a parte. Ma che discorsi a cazzo, proprio. Allora, devo un attimo andare all'altare del vincolo. Che devo fare un attimo una cosa. Che mi devo sostituire quella fiaschetta d'Estus Cireneo con la fiaschetta d'Estus. Che i regali Cinereo, quello lì dei punti d'attacco. Ci abbiamo per l'ultima volta, dovrei dire, arrivederci. Perché ora ci dobbiamo assegnare una quarta fiaschetta, ma solo per ora, eh. Assegna, aumenta usi d'est. Assegna estus, perfetto. Ok, ci facciamo un drink. Ok, ed ecco qui che dovremmo avere 4. Perfetto. Perfetto. Raga, la nostra avventura si sta facendo sempre più accattivante comunque. Io voglio andare nell'abisso. Con Soleil. Comunque io voglio lo scudo di Soleil. Non me ne frega niente. I guerrieri del sole. Ok. Comunque quelli della From Software devono veramente avere molto ma molto impegno. Perché cazzo? Per fare un gioco del genere non ci vuole un minuto. Ci ha droppato qualcosa. Coltello di lancio. Mantoni del disertore. Ma sai quanto sono di merda? Spunta. È caduto. Perfetto. Hai droppato qualcosa? Non so, ho visto una pallina bianca. E raga, vabbè, per questo episodio di tentativi contro il re del ghiaccio, lo chiameremo così, è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio contro il re del ghiaccio. Un abbraccio. Ciao ragazzi.